Ed eccoci nuovamente in diretta per questa finalissima del 29esimo Gran Premio di Valtellina fra Andreani e Lorenzi, ma ho accanto a me per un minuto e mezzo per salutare un vecchio amico e vecchio amico tra virgolette, le amicizie non finiscono mai, se sono quelle vere, ho Rodolfo Peschiera. A lui intanto lo saluto e quindi rivederlo in una finale o perlomeno una semifinale di una gara nazionale a me ha fatto molto piacere e gli vorrei chiedere cosa ha fatto in questi tanti anni che non l'abbiamo più visto sui campi di bocce. Diciamo che ho fatto altro, ho sempre mantenuto un po' il gioco, poco però ho sempre giocato più o meno. Adesso non è che ho ripreso, però faccio qualche gara in più, un po' di impegno in più. Quindi Sì. sei, tra l'altro, voglio dire, eri in... Quanti anni fa? Dimmi, eri tra i migliori giocatori italiani. Ecco, No, prima cosa non ero tra i migliori giocatori, mi arrangiavo però. quanti Ma anni fa? sono Perché poi passati. sei andato in Svizzera e giochi Sono per una società svizzera. San Gottardo di Chiasso, sì. Saranno passati almeno 15-20 anni da quando si giocava ad altri livelli, diciamo. Ecco, in questo frattempo, che cosa è cambiato secondo te, nelle bocce? Le bocce sicuramente sono migliorate, sono cambiati i campi, tutti sono diventati molto bravi, soprattutto quelli di A1, penso che si chiamano. Ma te sei fondamentalmente sei un buono, quindi No. sei a raccontarci delle cose. Sicuramente sono vere quelle che dici, però voglio dire, che cosa è cambiato veramente indipendentemente dalla bravura dei giocatori, campi? Sicuramente i campi danno un buon aiuto a giocare meglio perché i campi di una volta erano molto più difficoltosi, però anche i giocatori secondo me hanno una preparazione diversa da anni fa e giocano molto molto bene. Molti quest'oggi hanno detto Peschiera è in forma, Peschiera sta giocando benissimo, tira bene di volo. In questi ultimi tempi ti sei allenato di più oppure era la gran voglia, è uscito fuori il Peschiera di una volta? No, diciamo che un po' di impegno in più, un po' di costanza, un po' di allenamento, si cerca di fare del proprio meglio. Poi oggi era una giornata buona, fortunata sul gioco perché ci vuole anche un po' di fortuna e sono arrivato fin qua, sono molto contento. Quindi tu lavori in Svizzera in questo momento? No, diciamo che gioco per una società svizzera, ma non lavoro in Ah, Svizzera. ecco perché molti ci hanno detto No, che no, no. forse lavoravi in Svizzera. No, 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 gioco per una società svizzera perché sono abito Perché sul confine, quindi sono molto comodo a giocare in Svizzera, diciamo. in Svizzera ci sono degli sghei. No, 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 non è assolutamente per quello, ma per un qualche amicizia Va che bene, va nel bene. corso Va del bene, tempo. Rodolfo. Ti ringraziamo e ti Grazie. facciamo i complimenti e spero di rivederti presto Ah, speriamo, a questi grazie. livelli. Un saluto a tutti e ringrazio molto. Buona Grazie giornata. Rodolfo, era Rodolfo Peschiera che ha perduto poc'anzi la semifinale contro un agguerritissimo Cristian Andreani che in campo nella finale sta affrontando Lorenzi Silvano della Familiare Tagliuno Bergamo. 1-0 il punteggio. Vediamo che sembrava Andreani pronto, sì, dovrebbe essere lui a tirare. Il punto è di Lorenzi. Tutto il contrario, invece il punto è di Andreani ed è Lorenzi che va al tiro. Colpisce e sono 2 punti, dice l'arbitro. Ha la boccia di vantaggio Andreani, tira il secondo punto, anzi ne ha due. Tira il secondo punto, pensando anche di far gioco sul primo punto, comunque libera la boccia del punto, portando via quella, poi dovranno vedere verificare lo svolgimento del gioco.
L'importante è che lui la possa prendere, la tira sotto mano, colpisce Maes. È scarognato e sfortunato, gli parte il pallino, ma direi che nella sfortuna che gli è partito il pallino sia stato abbastanza fortunato, ha realizzato addirittura 3 punti, uno ne aveva, e partire 4-0, già siamo a un terzo di punti realizzati per poter raggiungere la vittoria. 4-0 per Andreani, abbiamo visto dalla giornata di ieri, giocatore in grande spolvero, e sta macinando da diverse ore un apprezzabilissimo gioco. Questa volta colpisce bene il suo avversario, il pallino però non rimane a fondo campo, torna quasi nei 4 metri. Accosto per il giocatore del Tagliuno, leggermente sul lungo, 40-45 centimetri sul lungo. Molta concentrazione da parte di Andreani, ma non toglie questo punto, la boccia, probabilmente anche la posizione non era quella giusta, il campo in quel punto tende a scendere e da sottosponda ci riprova di nuovo. Secondo il mio punto di vista, ecco, stando leggermente, questa però è tirata meglio, questa è tirata meglio, non la fa salire tanto e la boccia poi scende sul pallino, quindi, e ha camminato tanto in quella zona. Al tiro Lorenzi, colpisce pulito. Ripeto, questa è la finalissima di questo 29esimo Gran Premio della Valtellina, primo premio una vettura Tata 1004. Ancora un'ottima giocata per, questa è più perfida tra virgolette, giocata quasi vicino alla boccia del punto sul lungo, tira di volo, vediamo questo Silvano Lorenzi se ci darà l'occasione di applaudirlo per questa giocata di volo. L'intenzione era buona, ma era più diretta verso la sua che quella dell'avversario. Raccoglie ancora un punto Andreani e si porta sul 5-0. Guardate l'accosto di Andreani, se abbiamo la possibilità. Eccolo, lascia la boccia con dolcezza, la carezza proprio, la segue nel intero percorso, boccia ancora buonissima. E l'avversario colpisce. Sicuramente si dovrà ricorrere alla classica e benedetta fettuccia per decretare il punto.
attribuito il punto di Lorenzi e quindi si appresta di nuovo Andreani ad andare a punto. Altra giocata buona per Andreani, al tiro Lorenzi. Ai, un bersaglio tirato sotto mano, ma purtroppo per lui non colpisce. Prova di nuovo, questa volta sopra mano, gli va abbastanza bene. Vediamo un po' se è riuscito a togliere almeno il punto. C'è stato un rimboccio. Dice ancora bianco l'arbitro, quindi punto di Andreani, nonostante due bocce di Lorenzi siano vicino al pallino. Vediamo poi il tiro, questa volta di Lorenzi non riesce a colpire la boccia del punto, ha due buone guardie, diciamo così, Lorenzi, però è sotto per 5-0 in questa finale. Vediamo un po' che cosa ci propone con questa giocata Cristian Andreani. Tiro rallentato sotto la sponda, tira la sua, non riesce a fare gioco, o perlomeno nelle intenzioni del giocatore. Può ancora tentare, ma non lo fa. Tenta l'accosto, pericolosissimo, perché lì si può anche vendere il punto. Vediamo, forse è stata tirata con una certa accortezza. In effetti la boccia era sul corto, quindi raccoglie un altro punto che si porta sul 6-0. Tutto lascia presagire appunto una vittoria per Andreani, che sta giocando alla grande con sicurezza e direi anche con tanta bravura. Vedete, questa boccia non è buona, ma è sicuramente fastidiosa in quel punto. Vediamo, giocata bene questa da parte di Lorenzi. Prendibile ancora perché è un po' sul lungo, ma vediamo che cosa decide Andreani. In effetti decide di andare a punto. Se riesce a passare dietro, prende il punto. Dietro è passato. Sta pennellando. Sta veramente giocando alla grande Cristian Andreani, nuovo acquisto dell'Alto Verbano. Lorenzi al tiro, colpisce ma ha un rimpallo nella propria e lascia due punti. Era anche prevedibile, ma forse andava alla ricerca di colpire in mezzo, oppure questa volta dovrebbe tirare il pallino. Bravo, bravo Lorenzi. Pallino a fondo tavola. Tra un attimo lo vedremo, è sotto la sponda destra, tre punti per Lorenzi. Ci sta pensando un attimo, tira l'ultimo punto. Aia, non colpisce, ma sicuramente dovrebbe rifare lo stesso gioco. Non è facile con l'ultima boccia ad andare in quell'angolo, anche perché le bocce di Lorenzi sono abbastanza
valide, buone, perlomeno una lo è, e in effetti tira nuovamente la sua boccia corta. Questa volta colpisce, vediamo un po', una fa l'angolo, si scontrano tutte e due, comunque riesce a tamponare in qualche modo, prende due punti e solamente un punto per Lorenzi, che gioca l'ultima boccia di tornata. E raccoglie i primi due punti di questa finale. 2 Lorenzi, 6 per Andreani. Ora vediamo, cambia gioco naturalmente, lo porta sulla sponda sinistra, anche se fino a questo momento abbiamo notato che Andreani ha preferito giocare a centrocampo, magari un gioco sul medio-lungo, ma che comunque in qualsiasi posizione abbia giocato, le sue bocce sono sempre state buonissime. Anche in questa occasione non riesce a fare un ottimo punto Lorenzi, e Andreani prende il punto. Vediamo al tiro Lorenzi, tira il pallino da dritto, sicuramente è un pallino prendibile, forse leggermente in diagonale, ancora da dritto, potrebbe spingere di più per buttarlo fuori. Vediamo ancora il tiro sul pallino, questa volta passa dentro, quindi non era una questione di posizione. In questa circostanza è passato tra la boccia corta e il pallino. Ultima chance per Lorenzi per gettare fuori. Questa volta, vedete, si angola di più, forse per cercare di colpirlo meglio. Questa volta lo colpisce, ma non esattamente come avrebbe voluto, perché andava solo alla ricerca di buttarlo fuori. Sportivamente direi Lorenzi non fa tirare le bocce, da 3 punti al suo avversario, anche se non li avesse dati sicuramente Andreani li avrebbe messi, quindi 9 Andreani, 2 per Lorenzi. Ci stiamo avvicinando un po' al termine di questa lunga maratona boccistica qui in Valtellina. Ancora una bella boccia giocata da Andreani, non molla un centimetro. Andreani, Christian, merita sicuramente il primo posto. Ancora il punto di Andreani, quindi guadagna il vantaggio di boccia. Boccia mal giocata, questa probabilmente il giocatore scarico, non, ma anche per una questione di morale, vede la partita che gli sta sfuggendo di mano, e naturalmente sembra anche, voglio dire, normale che possa accadere questo, mentre Andreani è tutto preso dal fatto di condurre e sente avvicinarsi la vittoria, tenta ancora il gioco sul pallino Lorenzi, quindi oltre aver giocato una brutta boccia appunto, ha sbagliato il pallino, ci riprova di nuovo e ancora un errore, finisce qua la partita e la gara. Vince questa prestigiosa gara
qui a Sondrio. Il 29esimo Gran Premio di Valtellina va a Christian Andreani dell'Alto Verbano.